Buongiorno a tutti, gente. Allora, finalmente oggi sono qui per recensirvi un libro veramente, veramente bello. Un libro che consiglio a tutti quanti, sia che siate giovani, piccoli, sia che vogliate leggere un qualcosa di impegnativo, sia che vogliate leggere qualcosa di leggero, in qualunque momento della vostra vita, perché questo è veramente uno di quei libri, diciamo un po' multitasking, consigliato assolutamente per tutti e per qualunque tipo di occasione. Oggi vi parlo del Cacciatore di Aquiloni, sempre di questo autore che è Khaled Hosseini, spero si legga così, Hosseini. So che sono usciti altri libri, come ad esempio Mille Splendidi Soli, che io non ho letto, ma che comunque mi hanno consigliato e mi hanno detto che è molto bello. Se vi interessa leggere il libro e non avete tempo di leggerlo, vi dico che ho scoperto che è disponibile su YouTube l'intero audiolibro gratuito, quindi vi lascio il link nelle info box nel caso qualcuno di voi dovesse interessare. A parlare di questo libro, dobbiamo innanzitutto domandarci che peso e che importanza ha per noi la parola ricordo, in quanto il ricordo, la memoria è la chiave fondamentale del romanzo. Pronto? Amir Jan. Rahim Khan. La tua memoria mi scalda il cuore. Un giorno Amir riceverà una telefonata da parte di un amico di suo padre, rimasto a Kabul durante tutto il periodo dell'occupazione dei russi e durante il periodo anche dell'occupazione della città da parte dei talebani, che gli racconterà qualcosa di sconvolgente che scatenerà in lui una serie di ricordi che in realtà si porta dietro Amir un po' come un fardello pesante. Che devi fare qui? Siediti con me, Amir. È inutile, stai solo sprecando tempo. È dalla parte opposta quell'aquilone. Verrà da questa parte. E come fai a saperlo? Lo so. Sì, ma come? Io ti ho mai detto delle bugie. E come faccio a saperlo? Preferirei mangiare del fango. Ma tu pensi che ne saresti Di capace? fare cosa? Di mangiare del fango se te lo chiedessi? Se me lo chiedi, io lo mangio, Amir. Tu mi chiederesti di fare una cosa simile? No, sei pazzo. Lo sai che non lo farei. Ma certo. Amir racconta di non essersi mai definito in realtà un vero e proprio amico di Hassan, proprio per via di questa loro disparità. E racconta anche di non essere mai stato del tutto sicuro di considerarla una compagnia vera e propria che apprezzasse, in quanto diceva di giocare con lui soltanto quando non erano disponibili altri bambini, ma in realtà non è proprio così, perché comunque vediamo già da come il protagonista racconta di questa storia che comunque c'è un minimo di affezione da parte sua per questo ragazzino che ha il labbro leporino ed è un ragazzino tranquillo, un ragazzino buono che gli vuole bene, gli vuole sinceramente bene, anzi, diciamo che la sua situazione rasenta sì una sorta di amicizia non morbosa, ma presenta una forte componente di servilismo, in quanto appunto Hassan è un po' il suo domestico, il suo servetto, ma è anche contemporaneamente suo amico. Quindi c'è un po' questa ambivalenza di rapporto che viene interpretata secondo i due punti di vista, secondo il punto di vista di Hassan e secondo il punto di vista di Amir. Il fardello che Amir si porterà dietro per tutta la vita è quello di non aver dimostrato la stessa lealtà che invece Hassan ha dimostrato nei suoi confronti, andando contro questa tipologia di disparità sociale, andando al di là delle convenzioni e andando proprio anche al di là del bene per se stesso, perché Hassan arriva a sacrificare se stesso, non vi dico assolutamente in che modo. Però lo fa per il bene di Hassan, scusate, per il bene di Amir e per la sua amicizia. Un'altra figura molto importante all'interno del libro, anche se comunque non mi soffermerò nello specifico sugli avvenimenti, perché il libro ve lo consiglio ed è molto bello, quindi non voglio spoilerarvi troppo,
è comunque la figura di Baba. Baba sarebbe il padre di Amir. Baba è una persona molto rigida, ma nel senso che comunque è un padre piuttosto quadrato, cioè è un padre che pretende da Amir diverse cose, pretende che sia ordinato, pretende che sia studioso, pretende che sia generoso. È un padre rigido e che mette in soggezione Amir, perché appunto il padre è una figura di spicco nella società di Kabul, è un uomo di rispetto, tutti lo guardano non spaventati, ma comunque intimiditi da questa figura che ha un certo peso. E lo stesso Amir risente moltissimo di questa pesante incombenza del padre all'interno della sua vita, anche se nel corso della storia le cose cambieranno ovviamente con la maturità del ragazzino. Amir, rinascita della nostra economia. Fidati, lui non parteciperà mai a nessuna rissa. A volte lo vedo giocare per strada con i ragazzi del vicinato. Lo strattonano, lo spingono. Gli prendono perfino i suoi giochi. Ma Amir non reagisce, lui non litiga mai, con nessuno. Non è un tipo violento. Sai che succede quando gli altri ragazzi lo prendono in giro? Hassan si mette in mezzo per difenderlo. E quando tornano a casa gli chiedo: come se l'è fatto quel graffio in faccia, Hassan? Lui risponde: è caduto. Gli manca qualcosa a quel ragazzo. Amir sviluppa in un certo senso una specie di gelosia nei confronti di Hassan. Questo perché Hassan non ha nulla da dimostrare a Baba e nonostante questo Baba comunque è sempre molto disponibile nei suoi confronti, nonostante sia semplicemente un servetto. E cerca sempre di coinvolgerlo nelle attività. Se Amir e il padre decidono di fare qualcosa, lui chiede sempre al proprio figlio se vuole invitare il suo amico. Ma Amir inizialmente sì, è molto disponibile a farlo, ma successivamente lo farà sempre di meno, perché comunque sarà sempre consapevole di un occhio benevolo, di un occhio che, diciamo, Hassan non si deve conquistare la benevolenza di suo padre, mentre invece lui lo deve fare come? Deve sudare per guadagnarsela. E questa cosa inizierà successivamente, a un certo punto, a stargli molto molto stretta, al punto da provare il forte desiderio di voler allontanare Hassan dalla propria casa e dalla propria vita. Questo tipo di atteggiamento da parte di Amir farà sì che il padre di Hassan decida di allontanarsi dalla casa, in un certo senso di licenziarsi con enorme dolore di Baba. Successivamente diciamo però che questo grande dolore viene un po' eclissato dal fatto che lo stesso Baba e lo stesso Amir devono andarsene dalla loro casa a Kabul per trasferirsi in America. Questo per via dell'invasione comunista per mano dei russi. Riusciranno ovviamente a scappare in America, ma la loro condizione sarà molto cambiata, dato che prima a Kabul facevano parte di una certa non nobiltà, comunque di un certo ceto benestante, mentre invece in America no, devono ricominciare dal basso, Amir deve ricominciare ad andare a scuola, ad avere un titolo di studio molto blando, inizia infatti a frequentare le scuole medie, anche se ha praticamente 20 anni, perché appunto deve fare una vera e propria scalata sociale. Amir, oltretutto, conserverà il sogno di andare all'università e di diventare uno scrittore. E ora c'è un modo per tornare a essere buoni, per rimediare al passato. In un certo senso la redenzione, l'idea di fare qualcosa di bello per il prossimo, per ripagare a un errore, è il fulcro della storia, è il centro fondamentale di questa vicenda. E ci sarà un segreto e un'occasione da parte di Amir, appunto, per riscattare questo affetto e questo senso di colpa che in realtà si è portato dietro per tutta la vita nei confronti di Hassan. Sullo stile di questo libro posso dire che è assolutamente adatto a tutti, infatti è scritto in una maniera molto semplice, anche se i temi che vengono trattati in certi tratti sono molto molto crudi. Questa semplicità funziona anche nelle scene in cui c'è bisogno di sottolineare una maggiore gravitas. Questo non tanto perché ci siano delle situazioni truci, ma magari ci sono semplicemente delle situazioni spiacevoli e delle situazioni che ti lasciano con l'amaro in bocca per la crudeltà per cui vengono perpetrate e con cui soprattutto vengono perpetrate. Questo stile, in questo senso, non ti lascia l'amaro in bocca, nel senso che non è troppo semplice, perché è una semplicità arida, è una semplicità cruda che in quei momenti ti aiuta a focalizzare
la crudeltà di quello che sta accadendo in quel determinato momento. Comunque, anche se ci sono queste descrizioni appunto di scene che possono essere un po' toccanti per la tipologia di argomento, appunto, non sono delle scene sanguinolente, delle scene descritte in maniera sadica, che comunque rendono il libro sgradevole per una sorta di violenza gratuita che viene descritta così tanto per. Il libro è scritto per essere tranquillamente accessibile a chiunque, quindi anche questo genere di scene possono essere rette tranquillamente da chiunque. Oltretutto, la vicenda è impreziosita in ogni dove di piccoli riferimenti, piccoli e grandi, ovviamente alla città di Kabul, che viene raccontata dagli occhi di questi bambini, ammantata come di una sorta di magia, soprattutto nella parte in cui viene raccontata la guerra degli aquiloni, di cui assolutamente non voglio anticipare nulla perché l'ho trovata la parte più bella del libro. Infatti non vi rivelerò perché si chiama appunto Il cacciatore di aquiloni, ma c'è un perché che verrà ripreso sia nella parte iniziale ma soprattutto nella parte finale, e alla fine avremo un'idea di filo, certo, sarà proprio un filo, come un filo dell'aquilone, come un filo conduttore che lega tutti gli avvenimenti. Avremo proprio la sensazione alla fine del libro che si stia chiudendo un cerchio. Avremo la sensazione che è stata fatta una cosa sbagliata, qualcuno ha rimediato e qualcuno ha riparato quel qualcosa che era andato storto. Detto questo, ragazzi, io vi rimostro il libro. Ricordo ovviamente a tutti nel link l'audiolibro nel caso vi dovesse interessare. Io vi aspetto a una prossima recensione che credo sarà Fate delle tenebre di Holly Black, che ho già iniziato a leggere da un po', ed è la seconda possibilità che voglio dare a questa scrittrice dopo Dull Bones, ma che devo dire mi sta già dando qualche problema e mi sta già lasciando qualche perplessità, ma staremo a vedere. Intanto io vi saluto, vi mando un grande abbraccio e al prossimo video. Ciao!